si va va. Te lo direi io, direttore di TS Carlo Lazzotti. Buongiorno, buon weekend. Buongiorno caro Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Cosa manca? In che senso? Cosa manca? Nella mia casella email. Ah, ma sta arrivando, eh. Ah, sta arrivando. Perché oggi sto facendo il regalo, insomma, perché la versione integrale. Fai il regalo? Che hai detto? È la versione integrale. Ah, grazie, veramente. Tutto me lo stai mandando? Tutto, sì, infatti pesa un po', ecco, però adesso sto mandando benissimo. Anche la copertina, insomma, per evitare. Tanto Gmail è in continua espansione. Se ti fissi a vedere di quanto è in espansione, poi non ne esci più. Hai visto che è sempre in progresso, eh? C'è sempre spazio. Quindi mandi, che qua abbiamo, insomma, da studiare poi. E non vedo l'ora di leggere almeno la prima pagina. Allora io intanto parto dalla Gazzetta dello Sport. Cavani e Inter da 10. Strepitoso il Matador. Ha visto il Matador, direttore, ieri? Sì. L'ha vinta da solo, si Riccardo può dire? Riccardo Trevisani l'ha definito un mostro, sì, in occasione del quarto gol. Cavinator, che ha detto, poi è inventato un Cavani. Ecco, sentiamo, sì. Il Matador in area di rigore, Cavani! Questa è l'1-0, questa è l'1-0. Poi che succede? Succede che il Dnipro fa l'1-1 e l'1-2. Sarà contento. Nell'area di rigore, Odibe stacca di testa e Fedeschi sotto porta fa 1-1. Sì, 1-1. Il Dnipro va in contropiede con Zozulia. Occhio al destro di Zozulia. Rosati tocca male, la palla è dentro. Certo, il Rosati, è in vantaggio. Punizione 2-2. Parte Cavani! Eccolo! Il 77esimo gol con la maglia del Napoli. Al 77esimo minuto del numero 7. 2-2. Qualche petardo che non ci sta mai male. Hamsik dentro per Insigne, può andargliela col tacco, lo vede infatti. Hamsik la mette per Cavani! Cavani! 3-2! Remontata del Napoli! Hamsik di testa per Cavani, che è posizione regolare. Cavani non la controlla, poi sì! Poi sì! Un mostro! È un mostro! 4-2! Poker di Cavani! Lo so, però non c'è niente, il nome di poco non l'abbiamo preso. No, ma la cosa impressionante è che fosse un giocatore straordinario, lo sapevamo, è che lui poi segna in tutti i modi possibili e immaginabili, perché in particolar modo la punizione che mette a segno è degna davvero del miglior Messi. È la verità. Poi il quarto gol lo fa quando ormai ha perso il tempo praticamente, perché la palla gli sta andando verso l'esterno, e da straordinario campione qual è, lui decide di fare una cosa che nessun portiere si aspetta, tant'è vero che poi il portiere avversario lo sorprende letteralmente lasciandolo in piedi, sì, perché lo mette con una sorta di pallonettino d'esterno sul palo più vicino. È una cosa pazzesca. È bello bello quello lì. È bello bello, però voi capite bene che con questi quattro gol, che non sono ovviamente passati inosservati, così come non sono passati inosservati le ultime due stagioni di Cavani, più segna e più si allontana da Napoli a fine stagione. Per questo quanto, mi secondo te? Chiaro, no? Sì, sono d'accordo, ma per quanto? Quanto ci vuole adesso? Portarlo un cinquantino, credo che siamo 50, sui 40-50. Più forte lui o Falcao? Chi prenderesti tu? Ma sono due giocatori diversi che possono persino giocare insieme, pensa. Sarebbe un attacco. Però sarebbe fantastico, sì, anche se Cavani si è molto falcaizzato, nel senso, per il termine, che segna, è diventato veramente bomber. Prima girava molto più a largo. Se ne potessi scegliere uno. Uno solo, scelgo sempre Falcao. Scegli sempre Falcao, anche se Cavani è già abituato al campionato italiano. Vabbè, non ti convinco. Forse ma sì. Se fosse per la Roma, scelgo Falcao anche per il nome, per la suggestione, certo, che chiaramente questo comporta, ma perché è più animale proprio d'area. Sì. E allora la gente si affeziona talmente tanto ad un giocatore del genere. Però anche Cavani è un giocatore pazzesco. Quindi sì. Il problema sarà per Napoli a fine stagione, quando credo cominceranno ad arrivare tutte quante le sirene. Immaginate il Paris Saint Germain adesso, un po' mette sul piatto la bilancia anche 80 milioni volendo. Si fa ridere il Paris Saint Germain di far Napoli, però. Cioè, i sceicchi si sono comprati il Paris Saint Germain per far Napoli. Comprano Lavezzi, Cavani. Infatti, Ibra, Cavani, Menez, Lavezzi, ovviamente. Napoli con 80 milioni ci si fa tutta una squadra, insomma. Mm-hmm. Ma lo dimostra il fatto che l'Inter ha operato bene, nel senso che Palacio è costato appena 12 milioni, credo. Sì. Però guardate che è questo, ieri Palace e Guerin da soli hanno vinto una partita importante regalando all'Inter la qualificazione, tra l'altro in un campo difficile come quello del Partizan. Quindi a volte, ecco, se ti arrivano 80 milioni dagli sceicchi e 12 li investi in uno come Palacio e 14 li investi in uno come Guerin,
hai fatto l'asse portante della squadra con appena 26 milioni. È la verità. Te ne avanzano altri 54, insomma. Sì. La voglia fatto, però... sistemare tutto. E allora invece andiamo al Corriere dello Sport, entriamo in clima derby, prima però un commento sulla Lazio di ieri e da qui poi ci allacciamo in Europa. È Super Kozak, questo è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport. I biancocelesti primi nel loro girone, Panathinaikos ha sbattuto 3-0, doppietta del bomber cieco e un gol di Floccari nel finale dentro Hernanes e Klose. Certo, il Panathinaikos se gli regala un gol a partita la Lazio si sente male, eh? Sì, vabbè, il secondo gol è imbarazzante, insomma, è la cosa che insegnano all'età di 5 anni, quello di non fare il passaggio in orizzontale. In orizzontale, sì. Però una buona Lazio, concentrata, sì, insomma. Sì, vero, anche se poi non era proprio una Lazio B, era una Lazio con un po' di turnover. Però indubbiamente una Lazio determinata e grintosa che voleva proprio cancellare lo 0-4 di Catania. Sì. E poi peccato invece per l'Udinese che insomma ha riperso contro gli Young Boys. Francamente prendere 6 gol dagli svizzeri in 2 partite, 0 punti, 4 di Bobadilla. 4 di Bobadilla. Tu saresti impazzito se la Roma avesse preso 4 gol in 2 partite da Bobadilla, eh? L'hanno fatto diventare non te ne un saresti, giocatore. Sì, non te ne saresti credo, mai fatto una ragione. Bobadilla! Ecco, lo senti? Ancora Bobadilla. Senti come sono unito. L'Udinese. Pensa che roba. Armero la tiene in campo. Va bene, noi vogliamo sentire tutti. Palla per Raneghi, Wolfli, male, Di Natale. Vai, quello di Di Natale. L'1-1 della speranza, niente. Poi è andata male, c'è stato il sinistro di Farnerud. L'Udinese che ha delle chance ancora, secondo te, Carlo? Molto poche. È difficile, difficile. Molto poche, purtroppo. E credo che comunque l'Europa League questa mattina di giorni è stata avvertita dall'Udinese, tutto quanto l'entourage del presidente, dall'ambiente, dallo stesso Guidolini, come una seccatura quest'anno. Sì. Quanto una così un qualche cosa che andava fatto, ma del quale liberarsi il più presto possibile. Più che altro quando per 2 anni arrivi a un passo dal sogno che è la Champions League, poi ritrovarti per il secondo anno consecutivo a giocare la competizione di Serie B, tra virgolette, non è facile trovare sempre motivazioni, anche se la gara di Anfield lasciava presagire altro. Comunque, andiamo al derby e lo facciamo partendo proprio dalla prima pagina di TS. C'è il titolo "Gioco sugli esterni" e una foto gigante che ritrae Osvaldo marcato da Biava. Serie A, 12ª giornata, turno davvero particolare. Delle 10 squadre che giocano in casa, soltanto Parma e Torino, contro Siena e Bologna, partono a quota sotto il 2, ma non male questa cosa qui, neppure tutte in tutte le lavagne dei Bookies, peraltro. Il fattore campo salterà più probabilmente che altrove, a Pescara, dove la Juve è a 1,38, e il terno con la vittoria del Parma e il popolare gol del derby Lazio-Roma vale circa 3,35, non male. Quindi gioco sugli esterni per il fatto appunto che le squadre che giocano fuori casa sono favorite tutte. Sì, più o meno sì. Questo è... E questa è un po' la situazione della Serie A di questa settimana. Poi statistiche all'interno, tante le squadre ancora al 100% di un unico esito. Quanto agli over, comanda il Benfica. Queste sono statistiche Europa. Calcio estero, Premier League, super domenica di big match con Chelsea, vero, Liverpool e City, Tottenham. E poi vediamo anche per quanto riguarda l'attualità tutte le novità sull'AMS che pubblica i dati del 2012 sul payout dei primi 8 mesi. Non voglio dirvi di più perché insomma vale la pena leggere insomma quanto è stato giocato e quanto invece voi scommettitori siete riusciti a togliere alle... voi scommettitori, caro Grazie. Noi scommettitori, certo, esatto, esatto, noi scommettitori. No, per me è lavoro, quindi quindi io sono un pro, capito, qua va bene. E poi invece dal Corriere dello Sport il titolo è Lazio-Roma a muso duro, pallotta replica allo Tito che si ribella e lite anche per la conferenza stampa. E Sabatini dice: la capitale dei romanisti, i laziali soffrono di un complesso. Vabbè, finché è così tutto a posto, no? Beh, finché così, dai, poi sta. Magari tra chi ricorderà Sabatini il passato biancoceleste, insomma, vabbè. Però strano questo atteggiamento, lo dico, forse è giusto la volontà di fare un po' di polemica, di provocare un po' di malumori alla vigilia del match, perché anche questa idea della conferenza stampa poteva essere carina un po' per stemperare, per fare qualcosa di divertente, di particolare, no? Però infatti sarebbe stato divertente. Qui, ecco. Anche perché poi i due personaggi mi sembrano molto, come dire, complementari, associabili, Zeman e Petkovic. Sono due allenatori stranieri, ecco, in effetti tra di loro non ci sono precedenti, sono tutte e due... Amanti del calcio, mi sembra. Amanti, no? Del calcio e persone molto misurate. Sì, esatto. Per cui, insomma, mi sarebbe piaciuta come idea, come novità, che poteva essere anche esportabile, magari, io ne so, a Milano prima del derby...
della Madonnina, però vabbè. Ha già parlato dell'arbitro, caro Restelli? È andata così. Rocchi, vada, dica. No, che ha due precedenti. Ci dica tutto. Vada. No, è la terza volta che lo arbitra, diciamo che i primi due... Comunque Pallotta ha detto Roma di Lotid. La Roma ha sempre vinto. Però... Vabbè, queste sono statistiche, sono notizie, non sono opinioni, quindi né sensazioni. Quindi no, questo poi è... sono quelli che dicono c'è 2-3, quelli che dicono tanto non può vincere un terzo. Quelle sono opinioni. Una striscia troppo... Quelle sono opinioni o sensazioni. Quella che tu hai dato invece è un dato, è una notizia ed è incontrovertibile, quindi non porta né sfortuna né fortuna qualora appunto uno creda anche alla scaramanzia in queste circostanze. È diciamo che sia la Lazio che la Roma con lui sono abbastanza sfortunate, perché la Roma ha uno score di 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, che è un po' sbilanciato rispetto alla potenza e alla forza della squadra. Diciamo pure che se è in giornata è uno dei migliori d'Italia, se non è in giornata è forse uno dei, forse il peggiore addirittura. La Lazio ha uno score anche peggiore, perché ha 6 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte. Mm-hmm. Diciamo che Rocchi, essendo fiorentino, è un po' spocchioso, a volte può essere veramente antipatico. Sì, sono d'accordo. E proprio a seconda della forma, era partito molto molto bene, lo ricordo. È nato con quella faccia, insomma. Sono 10 anni che lo vediamo sui campi, 5-10 anni, e non è mai invecchiato, insomma, credo abbia la faccia di vetro. È nato giovane, è nato di quell'età. Attenzione alla predisposizione ai rigori, perché lui ne ha fischiati 49 in 130 partite. Ed è in assoluto l'arbitro di Serie A che ha la maggior propensione all'espulsione. Esatto, anche i cartellini. 59 infatti. Espulsi sempre in 130 partite. Anche i cartellini, ricordo bene, abbastanza permaloso, un permaloso pratico. Molto. Cioè, molto, che non è che solo che si mette lì, si fissa, ti si mette a parlare con te, no, tira fuori proprio cartellini senza problemi. Comunque, Pallotta di Lotito ha detto che è Fanny. Divertente, Fanny. Beh, sì. E poi su Corriere dello Sport troviamo la traduzione Fanny, comico, strano, buffo. Questa è la traduzione che troviamo sul Corriere. Secondo la formazione, Carlo, della Roma.